sempre tutto quell'anno, non passerà a fare, no, del rimborso del... Cioè, che ci vuole conto, quindi, che non c'è, guardi, che non c'è dubbio. Non c'è, non ci sono bastardi. Grazie a tutti, venite davanti, stiamo tutti dietro il palco. Buona musica, grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Questa è l'ultima tappa della prima parte di questo tour a tutta Sicilia che stiamo facendo, non senza difficoltà, perché poi ve lo racconterà meglio Giancarlo. Stiamo girando tutta l'isola con mezzi elettrici, non è semplice trovare le colonnine, diciamo, rifornirci di elettricità. Sta andando tutto bene, ce la stiamo mettendo tutta. Sapete che, non so se lo sapete, la Camera dei Deputati, dove appunto lavoriamo io e Luigi Di Maio, si è presa 41-42 giorni di ferie grazie alla Presidenta Boldrini. Anche lo scorso anno, oltre 40 giorni di ferie, e lo scorso anno poi dicevano, vi ricordate, che i tempi delle leggi erano troppo lunghe per colpa delle istituzioni. In realtà una grande responsabilità ce l'hanno i Presidenti di Camera e Senato, che fanno lavorare troppo poco i parlamentari, perché 41-42 giorni di ferie d'estate, più 20 giorni di ferie durante Natale, più una decina durante Pasqua, più di fatto il lavoro che c'è dal martedì pomeriggio al giovedì sera, davvero inaccettabile. Per quello che non passano certe leggi, non per colpa di Camera e Senato, il bicameralismo, ma perché i parlamentari lavorano troppo poco. E dato che noi vogliamo stare a posto con la coscienza, al di là del fatto che ci piace molto girare la Sicilia e fare comizi e parlare delle nostre idee e delle proposte, abbiamo deciso di fare questo tour. Come lo scorso anno facemmo un tour a difesa della Costituzione, che ebbe successo, e poi siamo riusciti poi a vincere grazie al contributo di tutti quanti voi quel referendum costituzionale, abbiamo deciso quest'estate appunto di dedicare gran parte delle nostre ferie, che comunque purtroppo per dalla Camera dei Deputati ci spettano a Giancarlo Cancelleri per quanto riguarda l'Assemblea regionale, abbiamo deciso di girarci tutta quest'isola, che è bellissima, una meraviglia, anche se poi lo sapete meglio di me, situazioni e infrastrutture che sono veramente ai limiti dell'accettabile, e le difficoltà che abbiamo vissuto in questi primi giorni appunto per spostarci sono le difficoltà che voi vivete quotidianamente. Eppure è una terra che c'ha un mucchio di potenzialità, però non voglio venire qui a dire cose che già sapete. Io mi candidai nel Movimento 5 Stelle nel 2013. Già in precedenza mi ero candidato con una lista civica, Amici di Beppe Grillo, prima ancora che il Movimento 5 Stelle nascesse. Pensate, era il 2007 quando si riunirono alcuni gruppi di cittadini a Roma e decisero di organizzarsi per magari per portare delle proposte ai comuni, perché l'idea iniziale era questa, no? Non lasciare la politica soltanto in mano ai partiti, ma occuparcene anche noi come cittadini, organizzandoci, tirando fuori una proposta e portarla appunto ai comuni. Non ci hanno mai ascoltato, ci hanno sempre ignorato, ed è per quello che nacque poi l'idea di presentarci alle elezioni con delle liste civiche. Ripeto, neanche esisteva il Movimento 5 Stelle. Io mi presentai la prima volta nel 2008 alle elezioni di Roma con una lista civica Amici di Beppe Grillo. Mi presentai in una circoscrizione. Sapete quanti voti presi la prima volta che mi presentai? Zero. Non presi neanche un voto. E non è facile tornare a casa con i tuoi genitori e ti dicono: come è andata? Ma abbastanza bene. Quanti voti hai presi? Zero. Eppure ci abbiamo sempre creduto, non abbiamo mollato. Erano i tempi in cui, aspettate, i tempi in cui poi il Movimento 5 Stelle viene fondato nel 2009, l'idea di fare un unico movimento. Ed erano i primi tempi, i tempi in cui si andava piazza dopo piazza, volantino dopo volantino, regolarmente autofinanziato, e si raccontava cosa fosse il Movimento 5 Stelle. Noi siamo il Movimento 5 Stelle, signora. Chi? Ci rispondevano. Chi siete? Ah, un altro partito? No, basta, basta con la politica. Perché poi pensate, cioè, noi siamo nati chiaramente proprio perché non sopportavamo più la partitocrazia, perché avevamo di fronte a noi due scelte: o ci davamo da fare, ci mettevamo la faccia e non è facile, o ci schieravamo e non è facile in questo paese schierarsi, perché ci vuole coraggio per schierarsi, perché chi si schiera prende una posizione, evidentemente non ne prende un'altra. È facile, no, navigare nel limbo, non prendere mai posizione per tenersi tutti buoni. Chi si schiera perde pure degli amici, è capitato a noi, prendendo posizione abbiamo perso pure degli amici, però quelli che abbiamo trovato sono migliori di quelli che abbiamo perso. Certamente. Però schierarsi è decisamente difficile e decisamente importante in questa terra, non solo la Sicilia, in Italia, dove nessuno prende posizione,
in pochi, perché chi, come si dice, chi campa tranquillo campa, chi si fa gli affari propri campa cent'anni. Ecco, noi l'alternativa veramente per noi che eravamo giù molto molto giovani era espatriare. Abbiamo deciso di non farlo, di organizzarci, e non furono facili i primi momenti, perché subivamo, ma ancora succede, le nefandezze che hanno commesso i partiti politici, alle volte le subiamo pure noi. Magari vi capita di raccontare quel che facciamo in Parlamento, i soldi che restituiamo, l'impegno che ci mettiamo, la lotta che facciamo contro i vitalizi, il fatto che ci muoviamo con mezzi elettrici e ci autofinanziamo vendendo delle magliette, chiedendo delle offerte per delle magliette. Eppure qualcuno vi dirà: ma sono tutti uguali, perché poi l'omologazione non è facile, andiamo in televisione, tanti cittadini arrabbiati giustamente vedono prima Gasparri, poi vedono a me, dicono magari c'è stata tutta questa differenza, e vi assicuro che c'è un'enorme differenza, enorme, però non è semplice, perché l'omologazione poi esiste, non è semplice schierarsi, non è semplice fare politica in questo paese, ripeto, subiamo alle volte noi che abbiamo restituito una barca di soldi. Io ve lo dico, io da quando sto in Parlamento ho restituito oltre 210.000 euro di quattrini che mi spettano per legge. Guardate che mi farebbero comodo, soprattutto adesso mi farebbero comodo. Però l'avevamo detto che l'avremmo fatto e l'abbiamo fatto. Eppure qualcuno dice: ma siete tutti uguali, ma tutti uguali di che? Ma chi ha mai fatto queste robe qua? Ma ce la vedete la Boschi o Franceschini o Renzi o non lo so chi ci sta, Salvini, fare i tour con i pulmini elettrici, girare sagre su sagre, piazze dopo piazze, parlare con centinaia di persone, spiagge libere quando ci andiamo e autofinanziarci in questo modo? Ma ci li vedete? Sempre senza nessun tipo di scorta. Alle volte le persone ci vedono per strada con questi pulmini, oppure che cerchiamo in maniera incredibile una colonnina, e non è facile, ripeto, non le abbiamo trovate pochissime. Dico: ma saranno loro, non saranno, e vedono Luigi che guida. Tra l'altro dovete vedere come guida, benissimo. Io odio guidare. Mentre Luigi ama guidare, appassionato di motori, mi metto lì dietro, dormo. Tra l'altro, se vai troppo forte con quei pulmini, cioè si scaricano subito, e se accendi l'aria condizionata si scaricano. Perché, cioè, se ci fossero, ripeto, colonnine sarebbe tutto tranquillo, il problema è che non le troviamo, e quindi noi spesso facciamo questi tragitti in questi giorni a 60 gradi all'ombra senza aria condizionata. Luigi dice: spegni l'aria condizionata che guadagniamo 10 km, è così, quindi spegniamo l'aria condizionata, immaginate la situazione, l'acqua dentro c'è dell'acqua, c'è questa bottiglia bollente, però ci divertiamo. Cioè sì, ci divertiamo anche perché ci crediamo. Io penso che questo sia visibile, la passione che ci abbiamo messo, l'ardore che ci abbiamo messo, penso che questo sia visibile. Forse, dato che Gian Roberto diceva non ci si può, non, è difficile credere alle parole, si deve credere agli esempi, insomma guardate un po' come siamo, l'impegno che ci mettiamo e quanto ci piace fare quel che stiamo facendo, perché ripeto, la politica è forse la più alta attività che un essere umano possa fare. Significa metterci assieme, provare a imporre un tema e trovare una soluzione. L'abbiamo fatto dall'opposizione. Avevamo preso più voti tutti nel 2013 alla Camera dei Deputati, però la maggioranza se la sono presa gli altri, perché c'era una legge elettorale che si chiamava Porcellum, poi bocciata dalla Corte Costituzionale, che gli ha garantito la maggioranza. Pensate. Eppure non abbiamo preso più voti nella Camera dei Deputati, però siamo opposizione, lì siamo minoranza e dobbiamo battagliare, dobbiamo fare ostruzionismo, proviamo a piazzare appunto dei temi, sempre da minoranza, siamo opposizione, però non c'era mai stata in questi ultimi, non lo so, 30 anni l'opposizione che ha dimostrato il Movimento 5 Stelle. Io ho avuto oltre 80 giorni di espulsione alla Camera dei Deputati, sono il parlamentare più espulso nella storia della Repubblica Italiana e vi assicuro che non ho mai picchiato nessuno. Grazie. Perché ti provano a togliere la parola in un istante, fanno violazione al regolamento, poi cose che noi all'inizio, sapete, non è che conoscevamo il regolamento della Camera, abbiamo dovuto studiare, poi l'abbiamo studiato, le prassi e le decisioni prese durante le passate legislature. Quello che è stato fatto in questi anni per contrastare il Movimento 5 Stelle in Italia e in Sicilia è incredibile. Ve lo voglio ricordare alcune cose. La Presidente Boldrini mise la ghigliottina la prima volta, cioè impedì di fatto a noi che avevamo i numeri e le energie per fare ostruzionismo e far saltare un regalo di 7,5 miliardi di euro di quattrini tutti noi alle banche private. Vedete, sapete che è l'ostruzionismo? Arriva un decreto, il decreto ha una scadenza, come se fosse uno yogurt, se non viene votato in tempo prima della scadenza decade e non è più possibile votarlo. L'opposizione ha uno strumento appunto che si chiama ostruzionismo, dei tempi, e se fa interventi su interventi, magari non dormendo la notte, darsi turni, riesce a allungare i tempi fino magari ad arrivare a scadenza del decreto. Questo deve fare l'opposizione. Pensate quante schifezze in passato sono passate perché l'opposizione mancava sia dalla destra che dalla sinistra.
Noi l'abbiamo fatti, avevamo i tempi, ci eravamo dati turni. Tu devi intervenire dalle 4 alle 5 del mattino, dormivamo un'ora, così è andato. E avevamo i tempi, però, dato che sarebbe scaduto quel decreto e avremmo cancellato un regalo di soldi nostri a queste banche private che governano loro questo paese, ancora di più dei partiti politici, entrò la Presidente Boldrini e mise una ghigliottina, cioè riuscì ad azzittire l'opposizione e a non permettere all'opposizione di fare l'opposizione. Questa roba non era mai successa nella storia della Repubblica e non è un caso che queste cose escano fuori da quando c'è il Movimento 5 Stelle, perché credetemi, ci temono tantissimo, siamo il pericolo pubblico numero uno di questo sistema partitocratico e è per quello che ogni giorno provano a spaventare i cittadini italiani dicendo la qualsiasi su di noi, e sappiate che da qui al 5 novembre su Giancarlo Cancellieri diranno qualsiasi cosa. Noi dobbiamo stare attenti a tutto, con chi ci scattiamo una foto, stiamo pure attenti a questa cosa, perché magari ti scatti una foto con un poco di buono e c'è fuori l'articolo del giornale Luigi Di Maio, amico di questo, che magari gli ha chiesto soltanto una foto, facciamoci un selfie, e stiamo attenti anche a questo. Per cui se vi volete fare per favore dei selfie dopo, prima il casellario giudiziario, abbiamo bisogno della fedina penale, cortesemente presentatevi così, ci scherzate, ma è così, perché è da 4 anni e mezzo che se noi sbagliamo una parola andiamo su tutti i TG. Se sbaglio un congiuntivo io, c'è una tragedia enorme, questi hanno fatto leggi incostituzionali. Pure se sbaglio un congiuntivo io, non lo so, ne parlano, apro tutti i TG. Il Battista non conosce la consecutio, questi non conoscono la Costituzione, hanno approvato leggi illegali. Le ultime due leggi elettorali che hanno fatto, le leggi elettorali sono la legge che serve a dare le regole ai cittadini per potersi esprimere durante le elezioni. Le ultime due, prima il Porcellum e poi l'Italicum, sono incostituzionali, cioè illegali, truffaldine. E questo però è tutto concesso, però se io sbaglio la consecutio è un dramma. Io alle volte li sbaglio apposta i congiuntivi, così almeno sul TG passa un nostro tema, se no non passa mai un tema. Noi farebbimo una legge anticorruzione se saressimo il governo di questo paese. Ve lo dico a po', magari questa parte Repubblica la taglia. È vero o no? È tutto così, e da qui al 5 novembre diranno su Giancarlo la qualsiasi. Sappiate, proveranno a spaventare i siciliani, perché loro signori sono terribilmente spaventati. Sono spaventati di un'eventuale vittoria del Movimento 5 Stelle, perché gli italiani vitalizi in 2 settimane. Sono spaventati di una vittoria del Movimento 5 Stelle, perché ve lo spiegherà meglio Giancarlo Cancellieri. Imporremo una tassa seria a chi inquina, che sono magari coloro che hanno finanziato le campagne elettorali dei partiti da destra a sinistra per far sì che quest'isola continui sulla strada magari del carbone, degli oli esausti oppure delle energie fossili. È normale. Magari c'è qualche monopolista dello stretto di Messina che impedisce magari allo Stato di fare il servizio, dovrebbe fare lo Stato, anche i trasporti, e che finanzia i partiti politici che devono mantenere la situazione tale e quale. È questa la logica, no? Io finanzio le campagne elettorali dei politici e poi i politici, una volta eletti, dato che hanno un bello stipendio, mi garantiscono il favore, hanno a disposizione le casse dell'isola, le casse dei cittadini siciliani, e mi restituiscono il favore. L'appalto me lo becco sempre io, oppure non viene fatta quell'opera che andrebbe contro gli interessi privatistici del donatore, ma sarebbe a vantaggio di tutti i cittadini siciliani. Non è così, non funziona così, sto dicendo delle stronzate, funziona in questo modo. Allora è compito nostro capire che oggi soltanto noi ce la possiamo fare, non come movimento, come cittadini. Quando io sono entrato in Parlamento pensavo che i nemici fossero i politici, la partitocrazia, certo che lo sono, però li ho anche sopravvalutati. Li vedevamo in questi talk show, Brunetta, Franceschini, Gasparri, questi qua, questi soggetti che parlavano, pontificavano, e pensavamo che fossero loro i depositari, non lo so, della politica, dell'amministrazione, loro a governarci, loro a comandare in questo paese. Non è così. Non è così, sono marionette di soggetti molto più importanti, capitalisti finanziari, grandi lobbisti. Marionette! Tutti a casa! L'abbiamo anche sopravvalutati questi soggetti, pensando appunto che loro fossero anche i depositari della saggezza. Poi dopo qualche tempo, anche grazie ad Alessio Villarosa, che è qui, che è un deputato siciliano della zona di Barcellona Pozzo di Gotto, ho capito che evidentemente c'era un potere più grande, che è appunto quello del capitalismo finanziario, la chiamo la bancocrazia, le banche che piazzano i loro uomini all'interno delle istituzioni e fanno sì che le istituzioni poi restituiscono favori incredibili, incredibili, perché si parla giustamente tanto di vitalizi, di stipendi, e lo sapete che noi ci siamo tagliati tutto quello che potevamo tagliare, ed è giusto insistere da quel punto di vista, perché anche per dare un segnale importante da parte della politica. Però se noi guardiamo le cifre spese nei vitalizi, che vanno assolutamente abolite, lo sapete che
faremo una battaglia enorme in Senato dopo l'estate. Le occuperemo le commissioni se si dovessero azzardare ad annacquare la legge e a non votare la legge che è passata alla Camera e non farla passare in Senato. Ciò nonostante, guardiamo le cifre dei nostri soldi che sono finiti in MPS, che sono stati regalati adesso a Intesa San Paolo per comprarsi le banche venete. Le tasse dei cittadini siciliani finiscono pure ad una banca privata che si chiama Intesa San Paolo per comprarsi le banche venete che sono fallite grazie, appunto, anzi per colpa della politica, e poi dicono il sud, il sud, il sud. Le tasse anche dei cittadini del sud vanno a coprire i debiti di alcuni del nord che li hanno fatti, e viceversa, dal nord al sud. Miliardi di soldi nostri. Il debito della regione Sicilia quanto è? 5,6 miliardi di euro. Ecco, in 16 minuti di Consiglio dei Ministri un paio di mesi fa sono stati trovati 5 miliardi di euro che a fondo perduto sono stati dati a Intesa San Paolo, che si è beccata due banche, Banca Veneta e Popolare di Vicenza, al costo di entrambe le banche di un euro. 50 centesimi una banca e 50 centesimi l'altra. Tra l'altro la parte buona di questa banca è incredibile. Allora capisci che ci sono dei poteri più importanti e che gestiscono i politici come fossero delle marionette. Ora però ho capito, c'è un'altra cosa, che al di là c'è quel nemico che è la partitocrazia, il nemico che è la bancocrazia, ma probabilmente il più grande nemico degli italiani, sapete, sono gli italiani stessi, perché io non li sopporto più, gli italiani che si lamentano ogni giorno. Oggi qualcuno pure spiaccia, va tutto male, va tutto male, tu chi voti? Però sai, c'è un mio parente, proprio non lo posso non votare. Allora, cioè, ma che ragionamento è? Con i parenti ci si va a cena, ci si va a pranzo, ci si vede una partita, ci si passa il Natale, ma se questi ci chiedono il voto, però si presentano con questi partiti beceri che proveranno a fare coalizioni su coalizioni, con i parenti non è che gli si dà il voto, li si manda a fanculo i parenti, anche se sono parenti. E verrà questo, oggi si stanno litigando Alfano, il centrodestra e il centrosinistra, sapete la situazione, ci saranno grandi coalizioni, tutti insieme, tutto il contrario di tutti, con l'unico obiettivo che non è governare il Movimento 5 Stelle, il loro obiettivo non è, scusate, non è governare la Sicilia, non lo sarà, non è l'obiettivo del centrosinistra con Alfano o il centrodestra con Alfano governare quest'isola, garantire dei diritti ai cittadini siciliani, no, il loro obiettivo è non far vincere il Movimento 5 Stelle, basta! Sono disperati, parlano solo di noi e da qui a 5 novembre parleranno solo di noi. Però non dobbiamo parlare di loro, dobbiamo parlare solo di idee, di proposte, e vi dobbiamo chiedere di venire dalla nostra parte, al di là del voto, di darci una mano. E ve ne parlerà bene Giancarlo, vi parlerà di quelle che sono le nostre idee, che le abbiamo già fatte. Noi vi diciamo che faremo delle cose che abbiamo già fatto nei comuni dove amministriamo e per quel che abbiamo potuto fare come opposizione in Parlamento. Certamente se dovessimo vincere in questa regione il presidente avrebbe dei poteri che non abbiamo mai avuto né come opposizione e né come sindaci nelle nostre città, evidentemente quelli di poter fare delle leggi importanti. Noi vi chiediamo non il voto, ma di venire con noi, perché altrimenti non ce se la fa, altrimenti quest'isola si svuota delle risorse migliori, si svuota dei giovani che fuggono prima al nord, ma non c'è manco lavoro al nord e fuggono all'estero, poi prima c'era lavoro magari a Londra, a Parigi, a New York, ma manco là, quindi se ne vanno in India tanti italiani, succede pure qua nei call center in India, succede, si sta rivoluzionando il mondo e non è possibile. La frase che più ascoltiamo di tanti ragazzi che abbiamo incontrato durante questo tour è: magari stanno in vacanza qua perché ci stanno le ferie, tornano a visitare i genitori, vi prego fateci tornare. Io tutta questa responsabilità non me la posso sentire addosso, né io, né Luigi, né Giancarlo, dipende da ognuno di noi. Ecco, aiutiamoci a far tornare queste persone, aiutiamoci a ridare diritti a quest'isola, aiutiamoci tutti quanti a non abbassare più la testa, perché dipende soltanto da noi. Un popolo sovrano si giudica da questo, da quanto è capace di dire no quando occorre dire no e sì quando occorre dire sì ed alzare la testa. Tutti a casa! Grazie, la dico sempre per fare questo. Tu sotto casa mia stavi quella volta, perché se mi devi seguire pure sotto casa? I sindaci del Monte 5 Stelle ricevono premi, gli altri ricevono le manette, vergogna! Questo signore, una volta scendo a casa, c'è un ponte, sotto casa mia stava lì con sti cartelli, è vero o no? A Roma, a Roma, a Roma. Tu che fai nella vita che puoi seguirmi in questo modo? Sono in pensione. Ah, per questo. La mia fedeltà non è andata in pensione. Grazie di cuore. Buonasera a tutti, grazie di cuore. Questo tour ripartirà il 19 da Gela, grazie per essere presenti e ora vi lascio al nostro candidato presidente alla regione siciliana, Giancarlo Cancelleri. Grazie a tutti, buonanotte. Buonasera, buonasera a tutti. E allora io voglio aprire
questa sera intanto vi ringrazio per essere venuti qui, però voglio dirvi una cosa. Poco fa Alessandro ha fatto un passaggio, il suo discorso è importante per me ed è stasera che voglio lanciare anche una smentita a quello che viene detto in giro. Diceva: quanti attacchi riceveremo durante questa campagna elettorale? Quanti attacchi, perché ci raccontano bugie attraverso i loro mezzi di informazione, in maniera tale che cercano di infangare, di screditare il lavoro che stiamo facendo, di screditare quello che loro non riescono a fare, perché loro un giro come questo, su due pulmini elettrici, su tre parlamentari che sono diventati nel frattempo anche amici, perché lo sono stati e perché stanno credendo, accolti dal calore della gente. Ed è davvero che la gente ci dà una ricarica, cioè ci stanno ricaricando anche i pulmini, perché le colonnine in giro per la Sicilia non funzionano neanche, non hanno altro che distruggere questo bel momento di democrazia, questo bel momento di condivisione con i cittadini. Io l'altra sera ero in tv e a una domanda sull'abusivismo edilizio ho risposto che in Sicilia nessun governo, né quello del PD né quello di Forza Italia, che negli anni hanno fatto i condoni edilizi, perché le sanatorie le hanno fatte loro, vengono a dirci ora a noi che non hanno fatto mai un piano casa per dare la possibilità a chi una casa non ce l'ha e se l'è costruita in maniera abusiva di avere una casa regolare. E ho semplicemente detto che è una vergogna che una regione che vuole essere una regione civile non si doti di un piano casa con gli istituti autonomi delle case popolari. Ho detto una cosa sbagliata, ho detto una cosa distruttiva, ho detto una cosa da criticare, no, ho detto una cosa che pensiamo tutti. E allora ho detto anche che se tu costruisci una casa a 150 metri dal mare te la demolisco, se la costruisci in vincolo di inedificabilità assoluta te la demolisco, se la costruisci in un greto di un fiume, in una zona a dissesto idrologico te la demolisco, ma se tu la fai in centro abitato in mezzo agli altri, forse prima ti devo chiedere perché l'hai costruita, forse prima ti devo chiedere perché non hai una casa se sei una persona che sta male, perché non è che uno che ha i soldi si costruisce una casa così tanto per passare del tempo, se la costruisce perché non ce l'ha e perché nessuno gliela sta dando, perché sta male e forse ha bisogno di aiuto. Ma se tu, regione, non fai un piano di case popolari, allora quella persona si deve dare verso, perché è un diritto di tutti avere la prima casa. Io ho detto solo questo, non ho detto che avremmo fatto una sanatoria, non ho detto che avremmo fatto le delinquenze, anzi ho detto che quando la magistratura interviene e dice ad un sindaco di demolire, i nostri sindaci lo stanno facendo, perché la legge è legge e va rispettata. Ora ditemi voi, ho detto una cosa sbagliata? No, hai detto tutto. Stasera eravamo al TG1. Al TG1 gli esponenti del movimento non prendono posizione, Cancelleri come Cuffaro. A parte il fatto che dico veramente accostare il nome appunto, ma non è di Cuffaro. Di Cuffaro. Mi dicono che qui veniva ad arrostire il pesce, dice che era pure bravo. E mangiava anche i cannoli. Signori, siamo sotto attacco e abbiamo bisogno di voi. Io vi ho raccontato questa storia perché questa è la prima, questa è una stupidaggine, la risolviamo, anche perché voglio dire, tutti noi conosciamo e comprendiamo bene quale sia la situazione delle case e dell'abitare in Sicilia. Il problema è che da qui al 5 di novembre se ne tireranno di ogni cosa. Diranno ogni cosa su di me, sul mio conto e sul conto del Movimento 5 Stelle, e che diranno ogni cosa anche delle persone che stanno accanto a me nella mia vita. E questa cosa sarà fortemente ingiusta. No, me ne frego, ma non voglio che questo sogno possa arrivare alla fine. Non voglio che questo sogno venga interrotto, non voglio che questa possibilità che in questo momento ci viene data a tutti di sognare una Sicilia finalmente libera dai farabutti, da quelli che se la sono mangiata, che sia finalmente qualcosa che diventi reale. Tutti a casa! E allora, ho detto questo perché era una premessa dovuta stasera. Domani faremo un piccolo video, lanceremo la nostra smentita e andrà sui telegiornali. Tanto lo sapete com'è, ci aprono i telegiornali, poi a noi o non la danno o ci metteranno dopo i titoli di coda. Fa niente perché abbiamo una forza in più di loro, fa niente perché abbiamo la possibilità di girare, di arrivare dentro le vostre case, di parlare con voi. E io spero che stasera i discorsi che faremo voi diventerete moltiplicatori. Anzi, io
preferirei una cosa: diventate tutti candidati alla presidenza della regione e andate a dire in giro quello che vogliamo fare, quello che è il vostro programma da cittadini, perché io parlo fine sono semplicemente il terminale, il vostro terminale, porterò dentro le idee delle persone. Ora spiegatemi una cosa, io mi dovrei confrontare in questi mesi, ieri sera incontravo una persona e mi faceva: ma il programma sa... E io cercavo di spiegare a questa persona il programma, no, però io tendenzialmente voterei a destra. E io gli facevo: ma signora, ma qual è il candidato? No, dice, ancora non l'abbiamo scelto, ma tanto uno o l'altro lo prenderemo. Perché il vero dramma di quest'estate in giro, oltre al fatto che i pulmini non si ricaricano perché le colonnine non funzionano, è il fatto che non ci stiamo confrontando con nessuno, perché gli altri vanno in TV e dicono: il Movimento 5 Stelle è impreparato, sono degli incapaci, sono inesperti, non sanno fare. Pier Ferdinando Casini ha detto che siamo dei dilettanti allo sbaraglio. Però il fatto è uno che il 9 di luglio, quindi un mese fa, noi abbiamo deciso chi sono i candidati nelle nostre liste provinciali, chi è il candidato alla presidenza. Abbiamo già lanciato, dopo 4 mesi di discussione nelle piazze con i cittadini, il nostro programma e veniamo già qui nelle piazze a confrontarci con voi su temi specifici, su soluzioni ai problemi dei cittadini. Per noi si potrebbe votare anche domani, c'è solo un piccolo problema: non ci sono gli avversari, mancano, non ci sono. Non si sa con chi ci dobbiamo confrontare, e allora io ho una prateria libera davanti. Però è chiaro che gli altri riempiono i giornali perché di noi non si parla. L'altro giorno guardavamo, abbiamo lanciato il tour e oggi è la sesta tappa, è sei giorni che siamo in giro che riempiamo le piazze, che parliamo con la gente, che facciamo fotografie, che vendiamo le magliette, che stiamo in qualche modo anche sancendo un discorso che è di non finanziamento pubblico, perché noi ci finanziamo con le donazioni che ci date voi. Questo tour va avanti di tappa dopo tappa grazie ai soldi che voi ci date, un euro, due euro, il calore, l'energia che ci regalate. Ma cosa succede agli altri quando fanno una cosa del genere? Nulla, perché non la fanno neanche. E allora io non posso confrontarmi con chi è nulla in questo momento, perché non c'è. Allora noi dobbiamo riprenderci un po' in mano la situazione. I cittadini devono cominciarci a mettere un po' di cuore in questa campagna elettorale. È arrivato il momento di spendersi. 5 anni fa chiedevo alle persone dai palchi di cominciare a partecipare, di regalarci delle idee, dei progetti, e ricevevo lamentele, non nei miei confronti, però era uno sfogatoio. Le persone mi raccontavano i loro problemi personali: ah, io ho un figlio senza lavoro, mia moglie non lavora, sai, io ho dei problemi, la strada sotto casa, quell'altro e quell'altro. Io cercavo di recepire, però mandavo un input: cambiamo in qualche modo, perché se non cambiamo, se non cominciamo a diventare parte di un meccanismo che funziona, questa cosa non andrà mai avanti. Noi non potremo mai cambiare la nostra terra se non diventeremo parte di quel cambiamento. E come fai? Foglio di carta, una penna, e comincia a scrivere non i tuoi problemi, ma i problemi generali della tua collettività, e accanto immediatamente il vero cambiamento è la soluzione a quel problema. Dice: ma no, a me non mi ha mai ascoltato nessuno. Siamo qui, è il movimento dei cittadini, è qui, ed è qui che comincia la rivoluzione culturale. In 5 anni, l'ho ripetuto ovunque, l'ho ripetuto a chiunque, e ora un po' è cambiato. Un po' è cambiato perché finalmente incontro ancora gente che si lamenta, ma comincio a incontrare sempre più gente che mi dice: ho un progetto, te lo vorrei illustrare, ho un'idea, te la voglio regalare. E sta cominciando a diventare bella questa cosa. Io tempo fa, nel 2014, andavo in giro, ho fatto 12 lunedì, per 3 mesi sono andato, ho lanciato un'iniziativa, ho detto: non vengo a casa di quelli del Movimento, vado a casa di quelli del Partito Democratico di Forza Italia. Io so cucinare, voi invitatemi a cena, io cucinerò per voi e parliamo di politica. E per 12 lunedì ho incontrato persone in giro per la Sicilia, e chiaramente non erano cene a 5, perché poi si invitavano i vicini di casa, i parenti, i cugini, perché poi era una cosa eccezionale, straordinaria. Ovviamente la padrona di casa un dito a mollo all'acqua non me lo faceva mettere, figurarsi, voglio dire. Ma arrivavo lì e parlavo con queste persone finalmente di politica in maniera libera. Non ne ho convinto neanche uno, anzi a volte me ne tornavo a casa con qualche convinzione in meno. Però ho scoperto una cosa, e io sono andato a casa di questa gente per scoprire se quello che pensavo era vero. Ma vuoi vedere che i problemi che ci sono in Italia, le soluzioni risiedono, nascono nei salotti della gente normale come noi?
E la risposta è sì, è vero. E il problema è che in quei salotti ci muoiono quelle idee, perché nessuno gli ha aperto mai le porte per ascoltarli. E allora è arrivato il momento di cominciare a cambiare. Però questa cosa dipende da voi. Dipende da voi se abbandonerete la lamentela, dipende da voi se vi metterete all'interno di un meccanismo che ha bisogno di cuore, di coraggio, ha bisogno anche di un minimo di faccia tosta, per carità, perché ci vuole anche quella. E cominciare davvero a donare agli altri, a sentirsi un po' comunità. Comunità, che parola straordinaria, comunità. All'ingresso di questa città, io ormai, molti di voi lo sanno, vivo qui da più di 2 anni, per amore, vivo qui da più di 2 anni. Ogni volta che torno da Palermo, io viaggio ogni giorno, benvenuto a Sant'Agata di Militello. Io la cambierei sta cosa, io vorrei scrivere benvenuti nella comunità di Sant'Agata di Militello, perché noi siamo... noi non siamo il nostro castello, le nostre strade, il nostro lungomare o quello che ne rimane, le nostre ville, i nostri monumenti. Noi non siamo quello. Noi siamo uomini e donne di buona volontà e possiamo essere migliori di altri uomini e donne che stanno in altri luoghi, ma dobbiamo riscoprire il senso di comunità. E allora cosa c'è dentro il senso di comunità? Solidarietà. Aiutarsi gli uni con gli altri, chi sta meglio che aiuta chi sta peggio. E invece siamo diventati come loro, come quei partiti che fino ad oggi ci hanno governato con la pelle gialla, avidi di denaro e irrispettosi degli altri, quasi insicuri ad accettare una mano tesa. Che vorrà questo dame che mi tende la mano? Ma io magari ti voglio solo aiutare, voglio semplicemente dirti vieni con me, aiutami, io ho bisogno di aiuto, ti tendo una mano perché ho bisogno di aiuto. Ma non lo fai, non lo fai, perché ogni volta che prima di uscire da casa guardi lì all'occhiolino per vedere se nel pianerottolo c'è il tuo dirimpettaio, perché magari non lo vuoi neanche incontrare. Siamo diventati purtroppo questo e non possiamo continuare a rimanere questo. Questo discorso che ha di politico? Niente, assolutamente nulla, ma è il primo patto che dobbiamo fare. Se siete d'accordo, se siete convinti, se siete sicuri di poter spendere parte della vostra vita, fermati. Se siete sicuri di spendere parte della vostra vita per gli altri, per la vostra comunità, allora siete pronti a dare un voto al Movimento 5 Stelle, altrimenti noi spettatori della vita pubblica di questo paese non ne vogliamo, non ne abbiamo di bisogno, mi dispiace. Votate per gli altri, troverete sicuramente chi potrà accogliere il vostro voto, che lo utilizzerà come meglio crede e lo utilizzerà come ha fatto già negli anni. Però non è più il momento di stare a guardare, di mettersi alla finestra e di stare a guardare. È il momento di mettersi davvero tutti insieme e cominciare questo cammino, che deve essere il cammino di un popolo. 5 milioni di siciliani risolveranno i problemi di questa terra. Non ci sono uomini soli al comando, non ci sono Cuffaro, non ci sono i Crocetta, non ci sono i Lombardo e non ci sono neanche tutti gli altri che si candideranno in queste elezioni, perché chi dice che risolverà i problemi della gente da solo sta mentendo, perché risolverà i problemi di chi gli paga la campagna elettorale, come Crocetta ha risolto i problemi dei petrolieri, al chi verrà dopo risolverà i problemi di chi glielo manderà a governare. E allora il senso qual è? Che se ti mandano i cittadini, tu risolvi i problemi dei cittadini, cioè della lobby che ti sta portando avanti. Questo era il discorso, forse un po' lungo, però per me è importante, perché se dobbiamo cominciarci a parlare di politica, io voglio sapere se voi siete convinti di cominciare questo cammino. Al 100%! Io voglio sapere se siete convinti di cominciare questo cammino, perché è importante. E come lo cominci questo cammino? Se devi proporre il biglietto da visita, perché il biglietto da visita di ogni governo, il biglietto da visita di ogni governo regionale dovrebbe essere quello di presentarsi al meglio ai cittadini, con una veste nuova, la veste da presidente della regione, ovviamente vai a trovare a casa i cittadini, quindi ti devi presentare davvero al meglio. E il nostro biglietto da visita, lo abbiamo detto, sarà il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari siciliani e il dimezzamento dei vitalizi degli ex deputati di questa regione. Aspetta, che ci fai? Che ci fai con questi soldi? Perché qualcuno potrebbe dire, ma guarda, ma questi qua non risolvono i problemi. Alessandro Di Battista poco fa ha detto 5,8 miliardi di euro di deficit della nostra regione. È un mutuo fino al 2045. E allora che ci fai se recuperi 12 milioni di euro? Sono una goccia in quel mare. E però no, perché io ci credo alla forma del presentarsi, alla sostanza del presentarsi ai cittadini e dire, guarda,
che io taglio gli stipendi dei parlamentari regionali, recupero 3 milioni e mezzo di euro, prendo 350 giovani neolaureati siciliani e invece di farli partire li trattengo, perché creo delle borse di studio all'interno della pubblica amministrazione e faccio fare degli stage per 3 anni, perché così creiamo la classe amministrativa pubblica di domani. Bravo! Togli da dove non serve e metti dove serve, togli dalle tasche marce della politica per metterle nelle tasche invece dei cittadini. È un'idea piccola. L'altra idea, ancora più piccola probabilmente, ma per me ha un valore enorme a livello di cuore, è quella del dimezzamento dei vitalizi. Noi ogni anno paghiamo 17 milioni di euro di vitalizi agli ex deputati regionali. Qualcuno in zona c'è pure che lo prende, qualcuno in zona c'è pure che lo prende. E che fai con questi soldi se dimezzi? Recuperi 8 milioni e mezzo di euro, 8,5 milioni di euro. Abbiamo ragionato l'altro giorno ed è bello perché voi vedete le idee, quando vi parlavo fa, le idee ti arrivano da fuori, non ti arrivano tutte a te, non ti vengono tutte a te. Ho fatto un incontro, il presidente dell'associazione delle famiglie numerose. E sono le famiglie, si sono raccolti in associazione tutte queste famiglie che hanno più di 3 figli. È difficile oggi, reddito esee da calcolare, tutta una serie di situazioni, non è facile avere più di 3 figli oggi, soprattutto se sei un monoreddito. Questo presidente è venuto da me e non mi è venuto a chiedere niente, non mi è venuto a chiedere soldi, mi ha regalato un'idea, mi ha detto: se lei dimezza i vitalizi degli ex deputati regionali, recupera 8 milioni e mezzo di euro, crea un fondo per alimentare, per dare soldi, per dare la possibilità di assumere qualcuno alle donne libere professioniste. Io all'inizio non l'ho capito, ho detto perché? No, perché sa, la libera professionista, la donna libera professionista non può rimanere incinta in quanto lavoratrice autonoma, e quindi se lei rimane incinta chi ci va a lavorare? Quando si sentirà male? Quando nascerà il bambino? E io ho detto: caspita, ha ragione, ok, allora con questi soldi diamo a questa persona 1000 euro al mese per poter prendere una persona che la coadiuva nel lavoro o che la sostituisce quando lei non può andare, per i primi 3 anni di vita del bambino, in maniera tale che formiamo dei giovani, finalmente li facciamo, impareranno un mestiere e tutte quelle persone invece saranno tranquille perché il loro lavoro comunque continuerà. Ho detto: un'idea eccezionale, e l'abbiamo scritta immediatamente nel programma. Se diventiamo forza di governo, portiamo un'idea di un cittadino dentro le istituzioni. Questa è la rivoluzione, quella vera, che dobbiamo portare dentro. Questo è il biglietto da visita. Dici: va bene, allora nei primi 15 giorni tu fai questo e poi che facciamo? Noi abbiamo parlato della buona tassa. Ogni tanto prendiamoli in giro questi del PD. Loro hanno fatto la buona scuola, noi facciamo la buona tassa. La buona tassa si rivolge agli impianti inquinanti. Gela, Priolo Gargallo, Milazzo, Augusta, Priolo Gargallo è quello lì, le centrali a turbogas, le centrali a olio esausto come quella di San Filippo del Mela, che fai? Inquinano. L'altro giorno hanno sequestrato 2 impianti, 2 petrolchimici ad Augusta, l'Esso e la Isab, perché erano altamente inquinanti, l'ARPA ha rilevato dei fattori che erano altamente inquinanti, li hanno sequestrati, però queste persone non hanno mai pagato, si sono ingrassati le tasche dei nostri denari, si sono ingrassati le tasche delle nostre energie, del nostro sottosuolo, li hanno messi in una valigetta e se li sono portati a Roma, e a noi hanno lasciato soltanto immondizia e inquinamento. È arrivato il momento che questa gente comincia a pagare qualcosa al popolo siciliano, però non vogliamo prebende, non vogliamo in qualche modo che ci venga risarcito il danno, vogliamo investire in una nuova direzione affinché queste persone a un certo punto capiranno che è finita e che se ne devono andare. E là che fai con la buona tassa? Recuperi dei soldi, fai un fondo e finanzi impianti fotovoltaici rinnovabili, quindi energia rinnovabile sui tetti delle persone meno abbienti siciliane. Come funzionerà? Che se tu hai una casa e io ti ci piazzo sopra a regione un impianto fotovoltaico, se tu sei in difficoltà economica non pagherai più la bolletta della luce perché l'energia te la regalo, però io poi mi vendo quella in eccesso e recupero soldi e li rimetto di nuovo nel fondo. Prendi i soldi da dove non servono e li metti dove servono. E avvia la terza rivoluzione industriale, e questo sistema, visto che ci metteremo un bel po' di milioni di euro, avvierà anche qualche migliaio di posti di lavoro nelle energie rinnovabili e faremo partire un settore strategico che in questo momento si è fermato. Questa è demagogia
è populismo? È mancanza di programmi? No, secondo me no. O comunque se lo è, ne sono fiero di essere sia demagogo che anche populista, ne sono fiero, perché se questo è il senso di quelle parole, ne sono fiero. In questi giorni abbiamo incontrato imprenditori, agricoltori, pescatori, abbiamo incontrato persone che fanno comunque dei lavori privati creano posti di lavoro spesso e volentieri. Queste persone stanno portando avanti con grande difficoltà i loro incarichi, le loro aziende, e spesso ci raccontano di grandi difficoltà dovute non alla mancanza di denaro, ma alla mancanza di regole certe, di quelle stesse regole certe che servirebbero per confrontarsi con i competitor europei. E allora che fai? È vero che da una parte manca il denaro, manca un istituto di credito pubblico regionale che investe, ma mancano anche le regole. Allora abbiamo avuto due idee da mettere insieme. La prima è un fondo di investimenti. Noi abbiamo tre istituti regionali, ci costano un casino di soldi, tre presidenti, tre consigli di amministrazione, li accorpiamo, li mettiamo insieme e investiamo su agricoltura, su pesca, su commercio, su artigianato e su piccola e media impresa. Aspetta, allora non ho detto niente ancora. Abbiamo dei margini di manovra sul bilancio regionale, ci mettiamo 100 milioni di euro l'anno in questo istituto regionale pubblico, sono mezzo miliardo di euro in 5 anni, e prestiamo soldi a queste nuove imprese per nascere, per irrobustirsi, per allargarsi, per comprare nuovi materiali o nuovi macchinari. Per 5 anni non ci facciamo restituire niente, dal quinto anno ci devi cominciare a restituire i soldi allo 0,1%. Che ti chiediamo in cambio? Di assumere personale, il 50% meno di 35 anni, il 50% sopra i 35 anni, e sblocchiamo anche il lavoro, perché il lavoro lo devono creare le imprese private, non l'amministrazione pubblica. Ma cosa fai? Se hai fatto questo non hai fatto niente, sei ancora fermo, perché ci sono i trattati europei, i pescatori, parli con i pescatori e ormai ti fanno trattati di politica estera, ti parlano dei trattati di Bruxelles e a volte sono anche più preparati di noi, e là li ascolti che ti parlano delle maglie larghe, ti parlano dei pescherecci giapponesi che arrivano perché loro non devono sottostare alle leggi di Bruxelles, alle direttive comunitarie, parli con gli agricoltori e ti parlano dell'introduzione di merce che fa contraffazione, il pomodoro di Pachino non lo riusciamo a gestire più, le arance rosse rimangono sugli alberi, adesso è arrivato anche l'olio tunisino e sta facendo sbancare i nostri. Abbiamo incontrato il produttore delle mandorle di Avola, l'IGP di Avola, delle mandorle. Anche loro sono in grande difficoltà perché le mandorle ora cominciano ad arrivare da Israele. Abbiamo aperto il nostro mercato a tutti, la Germania porta in quei paesi alta tecnologia che noi non produciamo, e in cambio però l'Europa permette a quei paesi di portare i beni che noi produciamo in questa terra. E non ci sto a questa cosa, ma che può fare un presidente di regione in questo momento? Niente, a meno che non ti inventi un'idea. Ci abbiamo un ufficio a Bruxelles, ci costa un milione di euro l'anno, e ogni volta che andiamo a controllare che ci sta, i partiti ci posteggiano i loro amici, persone incompetenti o comunque persone a cui non possono negare un favore. Uno stipendio si dà a tutti, si sa. Però questa cosa produce? Nulla. Noi invece ci siamo inventati questa idea un po' particolare. Esiste solo a Rotterdam, nella provincia di Rotterdam. Il lobbista pubblico. Cos'è un lobbista? Così ve lo faccio capire a tutti. Il lobbista è una persona che va a parlare con i parlamentari europei o con i parlamentari nazionali per far approvare delle leggi rappresentando gli interessi di una categoria. Gli imprenditori edili, ad esempio. A Roma ci sarà un lobbista degli imprenditori edili che va a parlare con tutti i partiti per dire: sai, c'è sta legge, non interessa questa cosa, e spiega la bontà dell'iniziativa. Il lobbista pubblico deve essere una persona assunta dalla regione, che per conto della regione, quindi in maniera istituzionale, va a tutelare le prerogative dei pescatori, degli agricoltori, degli imprenditori edili, laddove praticamente si prendono le decisioni senza che nessuno sappia assolutamente nulla. D'altronde, signori, se il trattato UE-Marocco sulle arance e sui pomodori lo ha votato Iva Zanicchi, non sarà mica colpa nostra, o forse lo è, visto che li abbiamo votati. E allora abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda la responsabilità lì di andare a parlare. Ecco, vedete, queste sono piccole pillole, piccole idee.
che vi ho voluto raccontare. Il programma lo tratteremo, io spero di incontrare le associazioni di categoria dei commercianti, spero di incontrare i pescatori, gli imprenditori di questa zona e di tutta la Sicilia. Da settembre ci metteremo in moto con Luigi, con Alessandro, faremo degli incontri privati, cominceremo a parlare più dettagliatamente. Questo era un antipasto, diciamo, estivo di quello che stiamo portando avanti, però l'aria è cambiata. Dobbiamo lanciare un messaggio a tutti quelli che della politica in questi anni hanno fatto semplicemente un bancomat personale e si sono portati a casa per sé e per i loro amici di quella cerchia ristretta tutti i favori, e a noi ci hanno chiesto solo il voto, ma poi non ci hanno dato in cambio nulla, e noi nulla volevamo se non i nostri diritti, ma anche quelli ci hanno negato. E allora ritorneremo in queste piazze, ritorneremo in questi luoghi a parlare con le persone, però ci vorrà impegno, ci vorrà cuore e ci vorrà coraggio. E voi dovete essere pronti a rispondere alla grande sfida che ci aspetta, perché il 5 di novembre sarà un referendum. O loro, quelli che si sono mangiati tutto, quelli che non ci hanno lasciato niente e ci hanno governato fino ad oggi e ci hanno lasciato queste macerie, oppure noi, i cittadini, quelli che ancora non hanno governato e che hanno un minimo di idee di buon senso. Grazie, buonasera a tutti, Luigi Di Maio. Buonasera. In questo momento, in questi giorni, mentre gli altri partiti stanno litigando, ogni tanto ci mandano dei sondaggi. Nessuno crede al fatto che il Movimento 5 Stelle sia la prima forza politica della Sicilia. Nessuno crede al fatto che nei sondaggi ci siano il 50% di gradimento per Giancarlo Cancelleri come governatore. Pensate che il secondo partito dopo di noi ha 20 punti più in basso. E il secondo competitor di Giancarlo è 20-22 punti più in basso di lui nel gradimento. Nessuno ci crede e non ci crediamo neanche noi, perché il miglior modo per perdere è fidarsi di questi sondaggi e adagiarsi su questi sondaggi. Nei prossimi due mesi, al netto di agosto, si muoverà di tutto in questa regione, perché tutti sanno a Roma che se vinciamo in regione possiamo vincere le politiche. E se questa è la posta in gioco contro Giancarlo, contro la sua lista, contro il programma, contro gli attivisti, si scaglieranno non solo i partiti siciliani, ma anche quelli romani, quelli che stanno in Parlamento da 20 anni, quelli che avete mandato lì dentro e che hanno tutto l'interesse a mantenere il loro potere. E allora perché stiamo nelle piazze e non solo in televisione, nei TG, non solo su internet? Perché noi sentiamo il bisogno di comunicarvi le cose più importanti che in questo momento abbiamo fatto e che non stanno passando. I media oggi rappresentano il Movimento 5 Stelle quando è forte come incompetente, quando in alcuni comuni è debole come il flop e la morte del Movimento 5 Stelle. È successo tante volte, ci hanno dato per morti per anni. Ogni elezione ci davano per morti, sia che vincevamo che perdevamo. E poi alla fine siamo ancora qui, dopo 5 anni in Parlamento, dopo che governiamo 45 comuni, dove che ci siamo presi in carico sulle spalle città rase al suolo dagli altri partiti. Io vi voglio fare un esempio. Voi come regione siciliana avete 5,8 miliardi di euro di debiti e sono un problema che Giancarlo e la sua giunta dovranno gestire. Ma noi a Roma, in una sola città, ne abbiamo 20 di miliardi di debiti che ci hanno lasciato. Pensate quanto hanno mangiato lì, a tal punto da fare 4 volte il vostro debito. Non abbiamo mai detto che non vogliamo prenderci la responsabilità di mettere le cose a posto, ma io una sola cosa non accetto: che quelli che vi hanno ridotto così adesso vengano a dire a noi che cosa si deve fare per risolvere i problemi della regione siciliana, di Roma o degli altri comuni. Io ho imparato in questi anni che qualunque cosa faccia la politica è sempre troppo tardi ed è sempre troppo poco, e quindi i cittadini hanno il sacrosanto diritto di lamentarsi, però dobbiamo anche dirci un'altra cosa: se siamo in queste condizioni è perché ci sono delle precise responsabilità, e di certo non potete dire che le responsabilità siano attribuibili al Movimento 5 Stelle. Non vi abbiamo mai tolto un euro in tutti questi anni, anzi abbiamo alla fine restituito tra consiglieri regionali, sindaci e parlamentari 100 milioni di euro di stipendi. Però chi pensa di poter risolvere i problemi
delle nostre regioni, dei nostri comuni, della nostra nazione, affidandosi a chi ha già avuto l'opportunità di governare e l'ha massacrata questa nazione, questa regione o i nostri comuni, beh, è un illuso. Permettetemi di dirvelo, perché adesso stanno ritornando quelli che governavano due governi fa, si presenteranno a voi quelli che stanno governando, dicendo: voglio risolvere i vostri problemi, ho un bellissimo programma. E perché non l'hai fatto mentre governavi le cose che scrivi nel programma? Perché non l'hai fatto mentre stavi governando il paese negli ultimi 10 anni e 20 anni, le cose che mi propongo? Le elezioni regionali del 5 novembre qui non si giocheranno sui programmi. È inutile leggere i programmi se non ci chiediamo chi ci stia presentando quel programma, perché i programmi saranno tutti belli. Voi avete mai visto un programma che dice voglio aumentarvi le tasse? Eppure ve le hanno sempre aumentate. Avete mai visto un programma elettorale che diceva voglio utilizzare il vostro comune per piazzare i miei amici, i miei clientes, quelli a cui ho fatto le promesse elettorali? Mai. Però poi succedeva quasi sempre. Allora che cosa sto dicendo? Non che il programma non sia importante, ma se chi presenta il programma è uno che ha sempre detto una cosa e ne ha fatta il contrario, non ha alcun senso quel programma, non ha alcun valore. E questa si chiama credibilità, che deve sostenere qualsiasi azione. Allora io stasera non vengo a raccontarvi cosa dobbiamo fare. Quello ve l'ha raccontato Giancarlo, ve l'ha raccontato Alessandro. Il mio dovere è anche raccontarvi che cosa abbiamo fatto a sostegno delle parole che portiamo su questi palchi per cambiare questa regione. E allora, la prima cosa, quando io sono entrato alla Camera dei Deputati potevo prendermi un doppio stipendio da vicepresidente della Camera, potevo usare la mia auto blu, il volo di Stato, potevo utilizzare i telefonini ausiliari, tutta roba, spese di rappresentanza. Io non ho mai capito a quanta roba avessi diritto io come vicepresidente della Camera. So solo una cosa, che faccio parte di una forza politica che aveva fatto una promessa ai cittadini italiani: o ti tagli gli stipendi o cominci a crearti il problema dei soldi come ce l'hanno tutti gli italiani, ma se pensi di entrare lì dentro, prenderti tutto dopo aver detto che a questi privilegi rinunciavi, non fai parte più del Movimento 5 Stelle e te ne vai a casa. E questa roba ha funzionato, perché sappiate che al di là di tutte le cose che possiamo aver sbagliato in questi anni, voi avete di fronte una forza politica che il giorno dopo le elezioni ha mantenuto una promessa pur stando all'opposizione, che era quella di dimezzare gli stipendi, rinunciare a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e eliminare i privilegi che spettavano a questa forza politica, al Movimento 5 Stelle. Con questo abbiamo cambiato il paese? No, non abbiamo cambiato il paese tagliandoci gli stipendi. Però io so che in 4 anni e mezzo, dopo che abbiamo applicato queste regole a me e a tutti gli altri parlamentari, in questo movimento si ha la percezione dei problemi della gente, si ha la percezione dei problemi della gente comune, perché se guadagni 20.000 euro al mese e ti sposti da casa ad un palazzo con la tua auto di servizio e voli con i voli di Stato, non usi un treno, un autobus o non cammini mai per le strade dissestate di questo paese, poi alla fine perdi di vista quali sono le priorità dell'Italia. E allora, mentre tutti quanti hanno problemi a incassare anche una pensione dignitosa, questi continuano a spendere 12 miliardi di euro in pensioni d'oro e non si accorgono che è la loro condanna a morte politica, se ci pensate. Perché io sono ottimista, e sono molto ottimista, perché nei più grandi problemi di questo paese ci sono le nostre più grandi opportunità. Ci saranno tanti pensionati qui. Noi vogliamo fare solo una cosa: magari non riusciremo a trovare tutti i soldi per darvi una super pensione a tutti, ma una cosa ve la promettiamo, che fino all'ultimo soldo che sta andando a chi prende vitalizi, pensioni d'oro, doppi e tripli vitalizi, li taglieremo per restituirveli. Questo ve lo possiamo promettere, perché li abbiamo visti i bilanci dello Stato e li abbiamo trovati i soldi per fare questa cosa. Ma è una questione di volontà. Chi prende il vitalizio non abolirà mai il vitalizio. Chi prende il mega stipendio non abolirà mai il mega stipendio. Chi prende l'auto blu, no, chi usa l'auto blu non eliminerà mai l'auto blu. Allora qual è il vantaggio qui? Che noi ce li siamo tagliati questi privilegi prima ancora di poterne godere, e non abbiamo mai aspettato una legge. Perché io faccio parte di questo movimento in quanto non ne potevo più di vederli, questi grandi politicanti nei TG o nei salotti dei talk show, dire ci vorrebbe una legge per tagliare gli sprechi, ci vorrebbe una legge per ridurre i rimborsi elettorali, ci vorrebbe una legge, una vergogna tutte queste auto blu. Al che il giornalista gli diceva: scusi, ma lei utilizza l'auto blu? È venuto qui
con l'auto blu, lei prende tutto lo stipendio, prende tutta la pensione. Ho detto che ci vorrebbe una legge, ma la legge non c'è e quindi mi prendo tutto. Ci hanno preso in giro così per anni e noi non volevamo essere come loro, non siamo andati lì a dirvi non c'è una legge, noi siamo venuti a dirvi un'altra cosa. Per ora all'opposizione, tagliando gli stipendi a 130 parlamentari della Repubblica, abbiamo messo insieme 22 milioni di euro che hanno fatto partire 7.000 imprese in Italia che danno lavoro a 13.000 italiani. Ma dateci la possibilità di governare questo paese o di governare questa regione e con una legge applichiamo le regole che già applichiamo a noi, a 900 consiglieri regionali, 1.000 parlamentari, 8.000 sindaci, e non recuperiamo più 22 milioni di euro, recuperiamo qualche miliardo di euro che ridiamo alle imprese sotto forma di abbassamento delle tasse per farle di nuovo respirare e renderle competitive. Bravo, bravo. Però non avrei nessuna credibilità nel venire a dire qui che bisogna fare questa cosa e poi io sono il primo che non la fa, pur potendola fare senza aspettare una legge. Quando noi parliamo di abolizione vera di Equitalia o di tutte le simil Equitalia, quelle che hanno un altro nome o quelle a cui hanno cambiato nome, perché adesso Equitalia si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma è peggio di Equitalia, gli hanno dato ancora più poteri per intrufolarsi nelle vostre proprietà e nei vostri patrimoni per prelevare la vostra ricchezza, quello che vi resta. Beh, quando parliamo di questo lo mettiamo nel programma, ma dove stiamo governando e c'è Equitalia nei comuni dove stiamo governando, noi Equitalia l'abbiamo cacciata fuori a calci e la riscossione abbiamo iniziato a farla noi, che significa non si devono pagare le tasse, significa che se tu non puoi pagare le tasse perché hai bisogno io ti vengo incontro, se tu sei un furbo io ti vengo dietro e ti faccio pagare quello che non hai pagato e anche gli interessi. Io non ne posso più del fatto che in questo paese si debbano considerare tutti i cittadini come furbi. C'è chi ha difficoltà e chi è furbo. Io il furbo lo voglio perseguire, ma chi ha difficoltà ha tutto il diritto di avere uno Stato amico e non uno Stato nemico. E non vale solo per Equitalia, vale per tutto. Vale per ogni cosa. Pensateci un attimo. In questo paese alla fine non abbiamo meritocrazia. Che cosa significa non avere meritocrazia? Che quello che è disonesto noi lo consideriamo culturalmente quello che ci ha saputo fare, quello là che è arrivato fin lì, ma come ci è arrivato in maniera disonesta? Ma è stato furbo, è stato sveglio. E poi c'è quello onesto che si sente un fesso, perché ogni volta si vede scavalcato, a volte anche favorito dallo Stato, da quello che è disonesto e che è anche celebrato. Allora come si cambia questa cosa? Con le leggi? Prima di tutto si cambia con l'esempio. Noi questo paese lo cambiamo se a capo delle istituzioni mettiamo persone che iniziano a dare l'esempio, che non hanno bisogno, come Giancarlo Cancelleri, di aspettare una legge per rinunciare al suo vitalizio. Un mese fa hanno firmato un foglio, lui e gli altri nostri deputati regionali, e hanno detto noi il vitalizio non lo vogliamo, gli altri poi sono problemi loro, vorrà dire che glielo taglieremo quando faremo una legge regionale. Questo significa per me dare l'esempio. Poi ci sono tante altre cose da fare, per carità, prima mi hanno regalato un buonissimo miele che domani sicuramente assaggerò. Noi in questi giorni, io sono stato la maggior parte del tempo del mio mandato in Sicilia, più che tutte le altre regioni, perché con Giancarlo abbiamo sempre fatto tante cose, abbiamo incontrato agricoltori, artigiani, abbiamo incontrato tutte le categorie di questa regione. E quando io incontro gli agricoltori e gli artigiani non mi parlano di tasse, certo quelle sono insostenibili, non mi parlano di infrastrutture che sono veramente allo sbando, mi parlano di politica estera. Qui gli agricoltori conoscono bene i trattati UE Marocco, UE Tunisia, il CETA, il TTIP, il MES China, che sono tutti trattati che sono stati fatti da altri stati o con altri stati per riuscire ad aggredire la nostra economia e fregarci il pomodoro pachino, per fregarci tutti i nostri prodotti più prelibati. Bene, io non sono venuto a dirvi che aboliremo tutti questi trattati dall'oggi al domani. Io vi dico che se il 5 novembre andiamo al governo della regione siciliana e nel 2018 magari riusciamo ad andare al governo del paese, una cosa la faremo senz'altro. Andremo ai tavoli europei e diremo: vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno a voi Unione Europea e sono tasse degli italiani. Avete fatto con quei miliardi di euro trattati che hanno distrutto le arance siciliane, l'olio siciliano, i pomodori siciliani e tutto quello che gira intorno all'agricoltura. Adesso o abolite quei trattati un po' alla volta come volete, ma iniziate ad abolirli, oppure noi una parte di quei 20 miliardi che vi diamo ogni anno ce li teniamo e li cominciamo a dare alle imprese che stanno soffrendo a causa di queste scellerate scelte che avete fatto a livello europeo. Bravo.
e quando gli togli i soldi cominciano a tremare, perché con le parole, signori, è stato già detto tutto. Ma io non ce l'ho con la Merkel, non ce l'ho con la Tunisia, non ce l'ho col Marocco, non ce l'ho con la Francia. Io personalmente ce l'ho con tutti quei nostri politici che a quei tavoli non si sono mai fatti rispettare, che si sono venduti per quattro denari, per pochi denari a quei tavoli, e che non hanno mai difeso l'Italia. Ed è questo che stiamo provando a fare, sostituirli. E proviamo a sostituirli con tutte le nostre forze, nonostante vi stiano convincendo, o forse stiano provando a convincervi, che noi non siamo adeguati, che siamo quelli incompetenti, incapaci. Ma io voglio farvi una domanda: ma la sanità di questa regione, chi ve l'ha lasciata in queste condizioni? Il Movimento 5 Stelle o quelli che vengono considerati competenti? Io non ho una ricetta assoluta sulla sanità, so solo una cosa: che se vogliamo rilanciare la sanità in Italia dobbiamo fare una cosa, prima di tutto, togliere la possibilità alla politica di nominare i direttori delle ASP, da me si chiamano ASL, che sono le aziende sanitarie che ogni giorno lavorano non per voi, ma lavorano per la politica che piazza sulle poltrone i propri amici e dà appalti sempre alle solite ditte con la sanità. Se noi scanciamo la politica dalla sanità, la sanità inizierà di nuovo a lavorare per noi e non per loro, come abbiamo visto in tutti questi anni. Ma ancora una volta, una cosa del genere la possiamo fare noi, che abbiamo anche la fortuna di essere giovani come forza politica e quindi non abbiamo interessi in quel mondo, non abbiamo neanche avuto il tempo per costruirne, per fortuna, e non abbiamo alcun conflitto di interessi in quel mondo. Questa regione, io ho visto loro tagliarsi gli stipendi per costruire una strada. Qui c'è uno degli imprenditori che ha lavorato alla trazzera, io neanche sapevo cosa fosse una trazzera prima di luglio-agosto 2015. Quanto ci avete messo per costruirla? 37 giorni per costruire una strada che doveva sostituire il ponte crollato tra Catania e Palermo. Grazie a quella strada, costruita con i soldi dei loro stipendi tagliati, abbiamo permesso alle ambulanze di risparmiare un'ora da Catania a Palermo quando era crollato quel ponte. Vero, vero. In 37 giorni l'hanno costruito. Per fare quel ponte ci avranno messo anni ed è pure crollato. La trazzera sta ancora lì, che fu descritta come la peggiore strada della Sicilia. Io ero in una trasmissione TV nella RAI pochi giorni dopo che l'avevamo inaugurata e la giornalista ebbe il coraggio di dirmi: ma se accende l'aria condizionata l'automobile non riesce a percorrerla. A parte il fatto che disse: ma lei deve averla percorsa, noi quel giorno l'abbiamo percorsa con tutte le automobili possibili e immaginabili, ma soprattutto abbiamo dimostrato che quando si vuole affrontare un'emergenza non bisogna lasciare le strade lì per anni a marcire perché bisogna fare le gare, le controgare. C'è la possibilità di trovare le soluzioni per raggiungere l'interesse del cittadino e risolverglielo, e questo è uno stile di governo, è un nostro modo di governare. Però dobbiamo metterci d'accordo su una cosa, perché noi il 5 novembre abbiamo anche la possibilità di vincere le elezioni regionali, ma lo faremo con tutte le nostre forze, proveremo a raggiungere quell'obiettivo con tutte le nostre forze. Settembre, ottobre, saremo sempre qui insieme a Giancarlo e andremo a parlare con tutte le parti di questa regione con cui abbiamo già parlato, perché io per 4 anni e mezzo sono venuto qui insieme ad Alessandro e gli altri, e abbiamo una rete incredibile di persone che lavora ogni giorno con noi per trovare delle soluzioni. Però dal 6 novembre in questa regione cominceranno ad attaccarci tutti quelli che hanno mangiato dalla vostra mangiatoia per 30 anni e proveranno a massacrarci, perché non solo c'è da tagliare i privilegi della politica, qui c'è da mettere mano a tutto il mondo delle società partecipate che sono state create per piazzare amici degli amici, c'è da mettere mano alla spesa pubblica della regione, ai mega stipendi anche di qualche funzionario, c'è da mettere mano ad un intero sistema Stato che non sta funzionando. Quando cominci a fare questo saltano gli appalti a quelli là che ci hanno sempre mangiato, perché fai le gare, e quando fai le gare tutti possono partecipare, anche gli imprenditori che non hanno santi in paradiso, e quello comincerà a far arrabbiare molta gente. Quindi avremo bisogno della vostra vicinanza, stateci vicini, non solo prima del 5 novembre ma soprattutto dopo il 6 novembre, dopo il 5. E infine, lo ripeto ancora una volta, nel 2012 ci siamo alle elezioni regionali, siamo diventati la prima forza politica della regione siciliana con Giancarlo candidato. Nel 2013, dopo pochi mesi, siamo diventati la prima forza politica del paese, grazie a quel risultato in Sicilia.
dateci la possibilità di vincere il 5 novembre e andiamo al governo della nazione e gliela facciamo vedere noi a chi ci ha ridotto così. Perché voi siete un popolo dimenticato. Siete un popolo dimenticato dopo che è stato usato in tutti i propri modi, in tutti i modi possibili e immaginabili. Voi avete regalato ad una forza politica 61 seggi per anni e lo avete fatto magari perché una buona parte di questa regione si fidava del centrodestra, ma alla fine vi ha restituito dei governatori che hanno utilizzato la vostra regione come un bancomat. Poi è arrivato questo qui che faceva parte di quelli che criticavano Lombardo e Cuffaro e abbiamo visto che cosa è stato capace di fare. Allora, destra e sinistra per me esistono nel vostro cuore, chi si sente di destra e chi si sente di sinistra, ma per me il Partito Democratico doveva stare con gli operai e ha distrutto l'articolo 18 e il centrodestra doveva stare con le imprese e ha fatto Equitalia. Non sono la destra e la sinistra, sono il partito della propria tasca e quella gente lì rappresenta il loro di cui parlava Giancarlo. E poi ci siamo noi, diamoci da fare e proviamo a cambiare tutto. Grazie. Spostiamo lì al gazebo, lì. Dove sta Ciccio 2? Ciccio dove? Beh, a tra poco. Sento forte il cuore, tu li uni, guardando chi sta già.